Bene, siamo qui per dare a te una opportunità straordinaria. Se eh, già un po' che mi segui, mi conosci, avrai notato che teniamo dei corsi o meglio dei percorsi di crescita personale a Fuerteventura, nelle isole Canarie. E avrai notato tantissimi video, magari anche varie testimonianze delle persone che hanno partecipato con noi. E ovviamente hanno vissuto un'esperienza trasformativa, un'esperienza che rimane, rimane nel tempo, un'esperienza che rimane nella vita. Non è un classico percorso da fare in aula, ovviamente, è un percorso da fare all'aperto: dove il tetto è il cielo, sono le stelle, la luna, il sole, dove il nostro panorama migliore è l'orizzonte. E poi sai benissimo che magari sei già stato qui a Fuerteventura oppure non conosci Fuerteventura, ci sono tantissimi spazi aperti, tantissimi spazi desertici dove puoi rigenerare lo spazio della mente. Perché sì, la mindfulness lo insegna, la mindfulness cosa ci dice? Liberare la mente da quei classici pensieri nocivi che spesso inquinano il nostro pensiero. Quali sono i nostri pensieri che ripetiamo tutti i giorni? Quali sono le parole che ripetiamo tutti i giorni? Quali sono le abitudini che creano quel nostro comportamento? Qual è la nostra identità che mettiamo in azione? Sì, grazie ai pensieri. Quindi se non partiamo e non agiamo dai nostri pensieri e non integriamo delle nuove abitudini, che è quello poi che facciamo qui in questi sette giorni, integrare nuove abitudini ogni giorno per poter essere una persona un pochino diversa, un pochino migliore alla fine della settimana. Eh, normalmente il 99% delle persone hanno raggiunto risultati straordinari. Il perché sono qui nel proporti in largo anticipo una, una proposta, darti una proposta, una proposta sì, perché voglio che tu ci sarai. Tante persone magari mi hanno scritto, sarà il sogno della mia vita, vorrei partecipare, però in questo momento non posso. Bene, oggi e questo mese questo periodo di tempo è il momento migliore, il momento migliore perché se è da un po' di tempo che fai il percorso, un lavoro sulla crescita personale o il miglioramento personale, sai benissimo che la pianificazione è la base di tutti i successi. La pianificazione strategica è ancora meglio perché so benissimo che in un periodo di tempo riuscirò a realizzare i miei intenti e poi ti dirò di più. Come agisce la fisica quantistica? Come agisce la vibrazione sottile per attirare a noi le informazioni e le cose che vogliamo di più nella nostra vita, mettendo nel campo vibrazionale delle intenzioni. Quelle intenzioni potrebbe essere oggi prendere una decisione, quella decisione che ti permetterà di cambiare drasticamente, ma in modo facile, in modo semplice la tua vita. Drasticamente vuol dire che ho in questo momento il desiderio, la voglia, o l'intento di poter mettere in azione veramente ciò che per me è più importante. Anche solo fare un simbolo gesto, il campo unificato, il campo legato alla vibrazione, alla fisica delle particelle, quelle invisibili, possono aiutarci a creare delle sinergie incredibili. È successo a tante persone che magari inizialmente non avevano un. un un budget sufficiente per poter partecipare a questo evento eppure hanno deciso un giorno di prendere eh, quella di premere quel pulsante e lasciare anche un piccolo acconto e tutto il campo intorno a loro è cambiato hanno trovato lavoro hanno trovato delle nuove opportunità hanno lavorato sulle nuove intuizioni hanno implementato le loro abilità e poi sono successi eh, delle, sono successe delle cose straordinarie. Quindi, perché desideriamo che voglia che tu venga a fare un'esperienza del genere perché? perché è un'esperienza che ti permetterà di eh, stravolgere in modo positivo la tua vita. Perché? perché inizierai a uscire dalla zona chiamata di comfort, ma qua ci sono comunque i comfort necessari per poter star bene al 100%, però iniziare a vedere. Un ambiente esterno con altre caratteristiche, con altre informazioni, persone che parlano in un modo diverso e comunque confrontarci per dare a noi nuove opportunità e capire che noi stessi siamo nello stesso percorso di altre persone. Ci possiamo confrontare con persone che magari l'hanno vissuta in un modo diverso, la stessa esperienza trasformativa, torna a casa con un bagaglio di esperienza. In infinito, infinito. Adesso voglio condividere con te alcuni luoghi che andremo a condividere durante quella settimana e eh, ovviamente stai fino alla fine perché c'è una sorpresa, c'è ovviamente un, un bonus per tutte quelle persone che hanno la voglia e il desiderio di eh, condividere con noi questa esperienza, un'esperienza unica, un'esperienza veramente eh, rivoluzionaria. Ecco, e per quello. Consideriamo questo aspetto che tu sei il centro, cioè tu sei il protagonista, non sei una persona dove, ah, sai, c'è il relatore, allora attenzione, parla solo il relatore, ah, sai, c'è il formatore, allora non si può dire niente al formatore, è un'interazione, è uno scambio, anche perché ricordati che. I gruppi che adesso andremo a creare sono gruppi esclusivi da 14-17 persone al massimo. Ok, quindi se noti, eh, queste sono le nuove date, 23-30 novembre. Ok, non è che siamo così tanto lontani. Eh? Poi ti faccio vedere eh, direttamente con EasyJet quanto spenderesti oggi per prenotare il tuo volo per novembre. Ma così anche gennaio, febbraio, marzo. È importante, è importante improntare la nostra vita su una strategia ben precisa. Ecco, queste sono le canarie. Poi, se tu noti, allora qua ne manca una. non Una, due, tre, quattro, cinque, ne manca una, ma la l'andremo a vedere nell'altra slide. Comunque sono sette isole. Noi siamo nell'isola di Fuerteventura e la gireremo tutta da nord a sud, poi c'è una curiosità. Una curiosità che se tu noti, ecco, quale vedi esattamente, no? Perché c'è Lanzarote, che è quella parte più alta, poi c'è Fuerteventura, che è la seconda partendo da destra, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, poi c'è La Palma e Hierro. Ma guarda un attimo al tuo fianco, sono sette, sette come i chakra, eh? E guarda, se giriamo la mappa, cosa succede? Giriamo la mappa e abbiamo il primo chakra, Lanzarote. Lanzarote è che è il, la, la punta della visione, dove arriva eh, la visione per il medio e lungo termine, ma concentriamoci su Fuerteventura. Fuerteventura è il sesto senso, il terzo occhio, straordinario, vero? E sono messe in linea come i chakra. Ecco, questa è una curiosità, poi andremo a approfondire anche quando saremo qua, e tu stesso, te stessa che verrai qui con noi, potrai sperimentare direttamente sul campo le energie che possono eh, possono integrarsi nella nostra quotidianità nella nostra vita come base come base siamo a coraleco nord nord estremo dell'isola nord vuol dire che qua c'è tutto dove saremo saremo fronte spiaggia in una struttura bellissima ogni eh, abitazione ha dentro un piccolo cucinotto dove ognuno, volendo, si può anche eh, cucinare qualcosa, se non vuole uscire la sera, non vuole andare a fare colazione al mattino, ma siamo al nord, dove c'è supermercati, locali, eh, ci sono anche piccole spiagge a disposizione per eh, quei tempi, che comunque tempi liberi ce ne sono sono pochi, insomma, quando torniamo indietro la sera, ma poi avremo anche una, una giornata a disposizione. Ecco, volevo condividere con te eh, una testimonianza trasformazione, di consapevolezza. Veramente un percorso emozionante dove si respira ancora di più di quello che si immagina, tutto il contatto e la forza della, della natura di questo posto meraviglioso. Perché dovrebbe partire? Lo farei perché è davvero qualcosa che ti cambia la vita. È un aiuto davvero positivo per andare avanti. È stata fantastica. Ho, ho fatto un viaggio dentro e fuori e, e mi sono collegata alla natura e ho trovato parti di me che non, che non sapevo che, di avere proprio. Lo consiglierei perché è, è, il, è il viaggio più importante che io abbiamo fatto fino adesso. E quindi è un viaggio che, che non ha equali. Perché c'è proprio la sinergia con il dentro e il fuori, e è una crescita è veramente: un salto, non una crescita a passi, ma un salto. Per me è stato così, è stato meraviglioso. Poi a conoscere Carlo da vivo è stata proprio un altro tipo di esperienza fantastica ho eh, conosciuto anche Anna che è stupenda sono proprio felice vado a casa piena di energia carica carica grazie, <ride> grazie. e lo oso la isola <ride> eh, proprio mi sento piena piena carica di, 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 di cose meravigliose il mio cuore è proprio pieno cioè esci non so se si sente vede <ride> se si vede da, si, vede, da si vede tutta la tua energia è stata strepitosa mm. Una... Una settimana che non pensavo potesse donarmi così tanto. Eh, ero partita, diciamo, con un uh, intento, ma in realtà si è comunque tut scommosserata tutta tutto quello che erano le mie certezze, insomma ho uh, sicuramente adesso più chiarezza di quello che sono i miei obiettivi, di quello che comunque voglio fare nella vita e, e poi si sono risolti tanti piccoli uh, non so, problemi, chiamiamoli così. Ecco, poi se vuoi continuare a vedere le altre testimonianze eh, le puoi vedere direttamente nel sito o comunque nella pagina eh, YouTube Talent Lab Adventure. Questa è la struttura, una delle strutture che utilizziamo, poi sono molto simili, dove all'interno c'è una piscina, c'è un piccolo supermercatino, fuori ci sono eh, i posti per fare colazione, piccoli supermercati, insomma, siamo veramente al centro nel centro dell'isola, fronte mare. Okay? Poi queste sono alcune escursioni che andremo, andremo a vedere durante la settimana. Eh, L'escursione Isla de los Lobos, ehm, una mezza giornata, ne vale veramente veramente la pena per trascorrere del tempo lì. Eh, poi andremo con uh, una piccola imbarcazione completamente tutta in sicurezza. Ma è un'escursione straordinaria da fare. Dove faremo anche lì meditazione. Un lavoro sul lasciare andare: un lavoro dove impareremo e imparerai anche tante tecniche da applicare su di te. Ma anche se vuoi, se sei un terapeuta, un coach, una, un counselor, uno psicologo che ha voglia di integrare delle conoscenze in più rispetto a quelle che ha studiato, questa è la settimana giusta. Okay, poi andremo anche a fare delle escursioni sulle dune di Coralego, tieni presente che sono sei chilometri e mezzo di spiaggia, non ne faremo ovviamente tutte 6 e mezzo, però andremo a fare un lavoro anche qua di eh, eh, energia, energia purificazione, purificazione dei pensieri, della mente e tutto il resto. Eh, grazie anche, ovviamente, ai panorami che andremo a visitare. Un altro giorno andremo a Playa popcorn, che è, si chiama così perché, come vedete, nelle mani delle persone della persona sembrano eh, sono dei, coralito, eh, dei piccoli coralito che, eh, se, ovviamente, eh, è come avere in mano dei popcorn. E qua andremo a fare un lavoro sulla creatività. E adesso non posso svelarti tutto, però, comunque ogni giorno ci sono tantissime attività formative. Integrate nel territorio, ecco questa è la differenza tra un viaggio normale, tradizionale, a un viaggio di crescita personale, a differenza ancora di un ritiro, perché un ritiro sta in quel posto lì, mangi sempre solo quelle cose e fai solo determinate attività e non esci da quel posto. Quello è un ritiro. e questo è un viaggio proprio di crescita personale, dove ogni giorno. Sei in azione, sei in movimento, sei con i tuoi passi, sei con il tuo tempo. Hai voglia di fermarti farti una pausa? Ti fermi. Hai voglia di guardare il mare ti fermi. Insomma, non c'è nessuno che ti punta addosso al dito e ti giudica per quello che fai, per quello che sei. No, quella settimana è una settimana perfetta per andare a trovare il proprio centro in se stessi. Questa è la scalera, è una spiaggia. Molto come tutte le altre, bellissima. Perché? Perché è dentro una, una conca eh, dove spesso siamo anche riparati dal vento quando c'è, eh, ma anche quando non c'è, comunque si sta, eh, si sta da Dio. E andremo a fare un altro lavoro sempre collegato alla crescita personale. Mindfulness, coaching, eh, scrittura creativa, scrittura legata proprio al poter di entrare dentro di noi e risolvere tantissime dinamiche. Un punto di incontro straordinario è il labirinto, il labirinto che è stato creato, stiamo parlando di 15-16 anni fa, comunque puoi fare alcune ricerche anche sul labirinto Fuerteventura, lo puoi vedere dall'alto, ma lo vedi anche qui nella slide, nella fotografia in alto a destra. Ecco, questa qui è tutto il lavoro che andremo a fare per riallineare i due emisferi, destro e sinistro, creatività e logica. Un'altra, ovviamente, escursione. Da non perdere è sotto a vento e è giù al sud, mm, guarda, saremo lì proprio in quella struttura lì a destra dove vedi quella foto. È un'oasi particolare. Anche lì faremo un lavoro preciso, perfetto per noi stessi per evolvere la nostra e, mm, conoscenza introspettiva e anche insieme al gruppo. Il team. Ci saranno anche momenti dove una persona può camminare tranquillamente, qua la spiaggia è lunghissima. Per concludere, poi pomeriggio, in cui una stessa giornata andremo alla parete. Vedi qua una foto diversa. Anche qui faremo, cioè la foto poi non rende, non rende. Bisognerebbe proprio capire quando sei sul territorio eh, comprendi esattamente l'energia che puoi, puoi trovare. Veramente una roba trasformativa. Il posto aiuta tantissimo. Un'altra giornata andremo a visitare le grotte dei acui. Non sono ovviamente grotte delle caverne per intenderci, ma una grotta. Aperta, eh, dove si respira bene, eh, ok. Per non è mh, tutto in sicurezza perché sono le scale, ehm, insomma, si vive un'esperienza anche qua trasformativa. Dove nella grotta facciamo una meditazione con della musica, e insomma, anche qua è molto, molto potente. E poi andremo a, mh, in un altro luogo che è il promontorio di una montagna, sempre da qui, per fare un altro tipo di lavoro sulla visione nel medio e lungo termine. Ci sarà anche. Un pomeriggio in, in aula, un'aula come vedi, un'aula molto particolare, tutta di legno. Adesso questa è ancora senza tappetini, senza luci è così nuova, nuova, nuova. Però poi, quando ci sarà il pomeriggio di formazione in aula per, portando eh, ingredienti salienti per quello che servirà al singolo gruppo, poi ci saranno tappetini, quindi saremo seduti per terra o ci rilasseremo anche sdraiati con una buona musica. Poi andremo anche a visitare il cottiglio. Il cottiglio è un posto suggestivo, oltre anche a, come la parete, per vedere i tramonti, okay? e qui eh, poi da qui andremo anche in un altro posto. Però non possiamo svelare tutto, qua ti faccio vedere eh, i vari posti per farti capire che non siamo in aula. No? La formazione cosa serve? Rimuovere i brocchi del passato? Libera, aiutiamo a liberare le paure, ritrovare il proprio equilibrio, gestione delle emozioni, centratura e focalizzazione, comprendere il, il potere dell'identità e della stessa nostra autenticità. Come comunicare con l'universo realmente, ma lo vediamo in, in azione, cioè penso, faccio e vedo vedo esattamente che cosa accade. Non che devo aspettare il giorno dopo, tra una settimana, o aspettare eh, attraverso un, un sogno, ok? come canalizzare le nostre intenzioni, sì, poi serve un tempo, ma ehm, arrivare a comunicare con l'universo e ti diamo la strategia giusta, arriviamo a conoscere quali sono i simboli e li vedi subito, è, un, è, una, è una cosa che nessuno ti insegna, non, non possono insegnartelo in aula, parliamoci chiaro. Poi ovviamente <coughs> l'equilibrio del gruppo, della trasformazione verso il cambiamento, nel tempo, nel tempo, questa è la cosa più importante, perché... Quante volte sei entrato in un corso in una giornata, due giorni o oh, tre giorni, che salti sui tavoli, sei al massimo del power e poi dopamina a mille e poi dopo 3-4 giorni vai in down. E eh, ti serve ancora un altro corso, ti serve ancora un altro corso. Qua ti permette di lavorare su aspetti diversi, che è la serotonina, l'ossitocina. Ecco, l'ossitocina la puoi avere grazie a un abbraccio, grazie. A un abbraccio dove senti il cuore nel cuore della persona dove Dove trovi questi ambienti protetti puri Puri, cioè puri vuol dire che sei lontano da qualsiasi pregiudizio questo è il lavoro più importante quindi diventare libero dai paradigmi delle vecchie idee di noi stessi quindi svuotarsi da quel passato la persona mi ha detto carlo io ho fatto tre anni di terapia insomma, ho, fatto un, ho speso un sacco di soldi con tutto rispetto ai terapeuti però è chiaro che il terapeuta Vive sul su, suo potere d'ascolto. Più stai da lui e più, più lui ti vuole. No, però quando c'è un, una strategia che tu in due giorni cambia, ti trasformi e non hai più bisogno di roperare, sai, inizi a diventare anche un, un po' eh, pesante. No, come concetto, quindi non, questa persona l'ha detto chiaramente. Se avessi visto e conosciuto prima questo percorso, avrei risparmiato un sacco di soldi. Con il terapeuta, che poi l'avrebbe fatto lo stesso il percorso, ok? Poi la meditazione come strumento di ricerca per aiutare noi stessi e gli altri e le frequenze, come fosse, Poi sono tante altre cose che ovviamente vengono integrate per il tipo di gruppo che ci sarà. Perché ovviamente, se c'è un gruppo particolare che ha bisogno di lavorare su una certa dinamica, spingeremo di più l'attenzione, spingeremo di più attraverso l'esercitazione su quel punto, ok? Allora. Ora entriamo nel vivo, nel vivo perché? Perché voglio che tu inizi a mettere mano, mano non solo all'azione nel dire sì lo voglio e il pensiero sì lo voglio e sentire dal tuo cuore, è una cosa che sento di fare. Poi puoi partecipare, ovviamente c'è la possibilità di stare in singola, in doppia, ok, in, in una stanza in condivisione oppure... Puoi venire con un amico, un familiare, un parente, una famiglia stessa. C'è stata qui da noi una famiglia, eh, mamma, papà e due figli. Papà e due, e due figli si sono fatti la loro vacanza e la mamma si è fatto il percorso, ovviamente con dei prezzi diversi. Okay? Il percorso è adatto anche agli operatori del settore, per i curiosi, per gli esploratori, per chi vuole mettere in pratica soluzioni e uscire da quella classica zona di comfort. Ma ciò significa che Se hai studiato, hai letto, hai fatto tanti percorsi di formazione, questa è una roba completamente differente da tutto il resto. Non è adatto a chi è abituato a una vacanza al P-Tour. Non, non è adatto a, un, a una persona che pensa che sia una vacanza: cioè una vacanza è una vacanza, ma una vacanza con dei tempi ovviamente da rispettare perché siamo all'interno di un gruppo. E eh, siamo, è, una, è una vacanza dove uno lavora anche su di te. Se pensi di venire alle Canarie in un albergo 5 Stelle e poi stare sul lettino tutto il giorno, eh, non è questa la vacanza che noi vogliamo portare La vacanza, che una persona viva un'esperienza. Questa è una roba, cioè andare in un, alber un albergo a 5 Stelle lo puoi fare eh, tutti i giorni, <ride> quando vuoi tu. Ok, allora perché oggi sono qui con te? Perché i prezzi, ok. Se non mh, oggi non rifletti veramente e, e non metti, per quello ti dico la mano sul cuore, perché questi prezzi saranno i prezzi eh, a, a, partendo da, da maggio-giugno, ok? Questi saranno i prezzi ufficiali da maggio-giugno, per quello oggi voglio darti una promozione più importante. I prezzi più avanti, se deciderai più avanti, sarà la singola 1890. Uh, in doppia vuol dire in condivisione, quindi troverai una persona dove andremo a crearti noi, ok? La persona di riferimento da mettere in stanza e oppure in coppia, o um, volete venire in due o tre persone, diventerà 1490. Ma, ma, ma. Adesso poi qua c'è un blocco, magari non voglio. Se tu oggi, oggi, cioè oggi vuol dire oggi in questi in questa settimana dai 100 euro di acconto con cui ci contatti, eh, chiami, chiami il numero che poi ti darò che o mi scrivi alla mail con solo con solo 100 euro intanto ti blocchi il tuo posto. Poi puoi decidere da venire a novembre, gennaio, febbraio, marzo, intanto blocchi il tuo posto con 100 euro. Se poi decidi di venire nella data di novembre dai un acconto e il 30% del, del restante lo darai entro maggio, cioè c'è cioè parecchio tempo. E il saldo a, a il 23 ottobre, quindi un mese prima della partenza, gennaio, ovviamente, slitta, sempre 100 euro in questo periodo di tempo: 100 euro perché poi scade la promozione. Entro luglio darai il 30%, poi il saldo a dicembre, viceversa febbraio entro il 30% entro, entro agosto il saldo a, uh, a gennaio settembre per quella di marzo con il saldo a febbraio e significa che risparmi 300 euro circa 300 euro 300 euro ti permettono tanto di pagarti il biglietto aereo adesso andiamo a vedere anche i prezzi dei biglietti aerei ma ti permette anche di recuperare qualco, qualcosa in più quindi al posto di andare a pagare la singola 1.890 andrei a pagare la singola 1.590. Al posto di andare a pagare in condivisione 1.690 andrei a pagare 1.490. E al posto di 1.490 in coppia, se scegli di venire tu con una persona, 1.290. Stiamo parlando di un prezzo importante. Cosa fare? Intanto... Eh, Putto come ti ho già detto, blocca il tuo posto con soli 100 euro in questo periodo di tempo. In questo periodo di tempo. Aprile, aprile aprile il mese più importante, ok? E eh, adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere una cosa che avevo preparato per te. No, così facciamo una simulazione. Uh, una simulazione partenza 23 novembre, 30 novembre, ok. EasyJet 66 euro per arrotondare eh? 91 euro. Ah no, 300 è per 2 perché avevamo messo nel carrello quella di prima, quindi andiamo a vedere. Uh, 130-132 euro. Poi con calma fai, metti dentro tutti gli optional, non è che devi prendere per forza 200.000 valigie, anche perché ti basta un trolley, però 131-132 euro. Poi c'è anche Ryanair, eh? Andiamo a vedere anche Ryanair, eh, for, eh, quindi eh, Milano, giusto per poi. Semplicissimo, semplicissimo trovare. I, eh, i voli i voli perché? perché il sistema il sistema è a prova di bambino no se andiamo a vedere 23 30 ok ho messo 23 30 andiamo a vedere che sono 71 euro l'andata eh, 71 euro l'andata ecco c'hai cioè e 70 euro il ritorno, quindi 142 euro. Oggi, oggi, oggi lo vedi là in alto il prezzo. Quindi, ora, dici 130 euro. Prova a ragionare quanto spendi, di andare in macchina Milano Bologna, Milano, Rimini, Rimini, Napoli, Roma Napoli. Roma, Milano quanto spendi in macchina, spendi, è inutile dire delle cifre astronomiche, ma è così. Quindi, per quello ti dico: oggi fai il passo: 100 euro, prenota il tuo volo e ti metti il cuore in pace. Poi dici: ah, non lo so perché non so se mi danno le ferie, non so se è ancora. Ti ricordo che il campo unificato, il campo misterioso, se metto l'intenzione, un'inibrizione precisa, le cose cambiano. Le persone straordinarie pensano e agiscono in fretta e fanno le cose veloci, rapide. Più pensi, più le cose accadranno. Perché? Perché è così la vita, no? Io ho fatto dei video. Serate ad alto impatto, non so chi era con me. Tante cose che oggi sono accadute, tante cose che sono successe, le avevamo già dette. Quindi prendiamo il tempo che abbiamo a disposizione per noi stessi, per il nostro bene, per l'amore per noi stessi, perché poi questo tempo non tornerà mai più. Non possiamo pensare a ah, lo farò, lo metterò nei miei obiettivi. Se è una cosa che senti di fare per quello ti dico. Se non voglio convincere nessuno perché le persone che sono venute qui sono venute grazie alla loro volontà, grazie al loro desiderio. <coughs> Scusa, oh. sono venute grazie alla loro volontà, grazie al loro desiderio, e nessuno gli ha detto: ah, Guarda, ti regalo la vacanza e vieni qua. Anche se ti regalo la vacanza e adesso ti do l'ultima, l'ultima novità sfrutta sfrutta questo periodo di tempo perché se tu hai delle persone che vogliono venire con te tre quattro persone ci contatti e per te la vacanza è gratis porta con te degli, delle persone e poi quando mi contatti ti dirò esattamente anche il perché stiamo facendo questa promozione te lo dico onestamente te lo dico chiaramente anche perché se oggi sono qua Ancora a parlarne perché il Talent Lab Adventure nasce nella mia testa nel 2013, ma in azione concreta dal 2019 alle Canarie, Gran Canaria. Perché? Perché c'è trasparenza, c'è trasparenza. E allora tutte le cose che facciamo, le facciamo con coerenza, con il cuore, con la voglia, col desiderio di condividere veramente qualcosa di unico e speciale. Per quello che Oggi ci teniamo a fare una promozione così sembra in largo anticipo, ma non è in largo anticipo. Siamo aprile, cioè ancora maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Cioè sono 5-6 mesi, mesi. Sai, poi a, a luglio stiamo pensando alle vacanze d'agosto, settembre c'è tutto il fermento perché sono tornato dalle vacanze d'agosto quindi c'è tutte eh, le cose da mettere a posto emotivamente o non e, e il tempo è già volato no? adesso non voglio per carità eh, mettere l'acceleratore sul piede di nessuno però quello che voglio portarti attraverso questo video è che oggi è importante che tu faccia l'azione vai sul sito talentlabadventure.com e lì invia la tua candidatura questa è sicuramente una cosa da fare. Invia la tua candidatura, se non hai bisogno di altre informazioni, puoi già tranquillamente inviare, c'è un tasto a conto 100 euro. Oppure se non hai la carta di credito, c'è il conto del bonifico. E poi c'è tutta la nostra assistenza. Ci sono io, c'è Anna e insomma ci sono altre persone di riferimento che ti danno il giusto supporto. Ok. Quindi. Fai il passo e mi raccomando, prendi, prendi questa decisione e vedrai che farai una un'esperienza trasformativa trasformativa. Ok, fammi sapere.